Staccare dall'esterno obbligato che scavalca Nemo di Celle, poi italiano GV, rimasta discosta Odalisca Crystal, praticamente quasi in coda, implicit qui che si avviava col 2, all'avanguardia intanto italiano GV al comando, nella sua scia Naire del Sile, a largo sempre Nemo di Celle, poi per corsie esterne obbligato avanti ad Olympic Cosmos, quindi in fuori Montalba, poi Lupin Bip. Nemo di Celle rileva italiano GV. In terza posizione Naire del Sile, 31 netti gli ultimi 400 metri. Termine del rettilineo, attacco della piegata con italiano GV che torna al comando scavalcando Nemo di Celle. Mosse e contromosse con il favorito al comando. In seconda posizione all'esterno c'è obbligato che all'interno Nemo di Celle, poi Naire del Sile, quindi in fuori c'è Montalba. Uscita dalla piegata, italiano GV all'avanguardia. Italiano GV in vantaggio nella sua scia Nemo di Celle in fuori obbligato, 32-2 il secondo parziale, non ci sono variazioni. Italiano GV precede obbligato lungo la corda Nemo di Celle, poi in fuori Naire del Sile avanti a Olympic Cosmos, quindi all'esterno Montalba. Poi Lupin Bip con alato Nadino, quindi per corsie esterne Odile Grip, ancora lungo la corda Olmo, sempre all'avanguardia italiano GV. 800 metri al traguardo, 33,7 per la terza frazione, 19,8 la media sino a questo momento, con l'italiano GV in vantaggio nella sua scia Nemo di Celle, fuori sempre obbligato, lo scatto dal gruppo di Odile Grip. La progressione che pare inarrestabile di Odile Grip, nessuno che riesce ad anticipare la giumenta della Nobili, che all'attacco del mezzo giro conclusivo è in seconda posizione andando in caccia del leader italiano GV, in terza all'esterno c'è Naire del Sile, quarto all'interno Nemo di Celle, poi ancora all'esterno Nadino, prova in recupero anche Odile. Dopo la frazione chiusa in 34, ingresso addirittura con italiano GV avanti ad Odile Grip, italiano GV all'interno, Odile Grip centropista. L'errore di italiano GV, disco verde per Odile Grip, e allora verso il traguardo, il 14 di Odile Grip sul 10 di Naire del Sile, che per la terza finiscono in fotografia il 3 di Nemo di Celle e l'11 di Olympic Cosmos. 29,5 il quarto conclusivo, 2,44 il tempo totale, media al chilometro 1,17,9. Ma la suerte desgraita per italiano GV, che sarebbe stato il naturale piazzato di questa tris, 14,10 tra i primi due posti, e per la terza scorre l'immagine al rallenti, il 3 di Nemo di Celle sull'11 di Olympic Cosmos. 14, 10, 3, il probabile arrivo del premio Fiorenzuola, seconda tris della giornata, seconda tris che tornerà anche sabato prossimo.